capitolo ventiduesimo dei Promessi Sposi, che inizia con un bravo che riferisce all'innominato che l'arcivescovo di Milano è arrivato in paese per una visita pastorale. Allora l'innominato decide immediatamente di andare a parlargli perché possa liberarsi dal tormento interiore che lo attanaglia. Quindi scende da solo in paese, ossia senza il seguito dei bravi, si reca direttamente presso la casa del curato e chiede a uno dei preti presenti se è possibile parlare con il cardinale. A questo punto Alessandro Manzoni apre una lunga parentesi su Federico Borromeo, che nato nel 1564 da un'agiata famiglia aristocratica e che segue da subito gli insegnamenti della religione cattolica, che lo spingono all'umiltà, alla ricerca dei veri beni, all'allunamento dell'orgoglio. Nel 1580, sotto l'esempio del cugino, il famosissimo San Carlo Borromeo, Federico Borromeo diventa prete ed entra nel collegio Borromeo di Pavia, dove insegna dottrina cristiana e assiste malati e bisognosi. Il suo stile di vita è molto modesto, consuma pasti frugali, si veste in modo umile ed è sempre pulito. Nel 1595 diventa arcivescovo di Milano e sottolinea Manzoni che con i suoi soldi mantiene tutta la servitù che lo circonda, non toccando così le rendite ecclesiastiche che sono destinate ai poveri. Quindi fonda la biblioteca Ambrosiana, primo esempio sarà Manzoni di biblioteca aperta al pubblico, mentre all'epoca le biblioteche erano inaccessibili e i volumi rimanevano chiusi negli armadi. Inoltre, il cardinale è molto generoso con i poveri e a questo proposito Manzoni cita l'episodio di una giovane ragazza il cui padre voleva farla diventare monaca, in quanto non aveva i soldi necessari per sposarla. Allora il cardinale dona la cifra necessaria, 4.000 ducati, perché la ragazza possa sposarsi. Infine, Manzoni accenna anche che Federico Borromeo, per quanto fosse colto e illuminato, seguì le convinzioni e la mentalità del tempo, ossia processi contro le streghe e gli untori, considerati i veri responsabili della peste.